Giuseppe Coaduto, presidente Edimas, questi nuovi bandi per una nuova figura professionale all'Università dell'Aquila, che cosa andate a creare? Sono due figure professionali che dovranno occuparsi della progettazione, quindi prevenzione, progettazione strategica territoriale e gestione delle crisi e delle emergenze in ambito pubblico e in ambito privato. La nostra metodologia formativa è un metodo multidisciplinare di livello europeo e traguardiamo al raggiungimento dell'obiettivo della certificazione delle competenze a livello europeo entro il 2020. La formazione è rivolta a tutte le figure professionali, sono master di secondo livello. Vogliamo, ed è questa la logica, coinvolgere qualsiasi professione, dal medico all'ingegnere, l'architetto, il geologo, l'antropologo, lo psicologo. Sono tutte figure professionali necessarie alla pianificazione strategica territoriale. Che cosa dovranno fare queste professionalità? Per quanto attiene il mondo del privato, quindi delle professioni, delle progettazioni, dovranno costituirsi in team eterogenei, quindi multidisciplinari, che prospetteranno alle unioni di comuni e alle autorità di gestione progetti per il territorio, finanziati dalla Comunità Europea. Essendo questo un paese sottoposto a innumerevoli tipologie di rischi, dobbiamo imparare a lavorare insieme e fare in modo che non si perda sempre soltanto dietro il problema della burocrazia, della distanza con le istituzioni.